Sono state il Comelico e il Cadore le zone più colpite dal forte maltempo abbattutosi nel pomeriggio di martedì in provincia, a Padola e nelle frazioni di Comelico Superiore. Si contano i danni e si spera in una evoluzione del clima che sia clemente. Alla fine, insomma, ci sono un po' di strade chiuse da caduta alberi, per il resto, insomma, il resto è sotto controllo, quindi ci auguriamo che sia un evento unico e che durante l'estate non ce ne siano altri, anche se comunque l'allerta è alta. Credo che il grosso l'abbia fatto proprio a Santo Stefano. Questa è la situazione a Campolongo di Santo Stefano di Cadore, alberi abbattuti, case scoperchiate, per quella che è stata definita una vaia in miniatura. Sentiamo le voci dal posto. Ha fatto una specie di tornado, eravamo qua su e sopra, qui al tetto, là sopra, hanno visto cadere quello che vedi qua, è stata una cosa in 10 secondi, una roba, una bomba sembrava. La macchina distrutta con un trave scendendo, tra il trave dopo, e c'è sopra qua il coso, il camino, che cadendo ci ha dato sopra, ha distrutto la parte posteriore della macchina. Questo è il nostro stabile, è una parte che è adibito a fabbrica di occhiali, che poi aveva l'acqua che entrava. E grazie al pronto intervento, anche che devo ringraziare, dei vigili del fuoco, sono intervenuti quasi immediatamente e hanno tamponato la situazione. Hanno finito verso le 4 e mezza stamattina. Mai visto. La roba così, sì, però non spaventosa così, proprio, veramente. Più o meno sono interessate 7-8 abitazioni, ci sono delle persone che sono state sfollate perché non possono, sono diventate inabitabili le case, addirittura hanno portato via, hanno alzato i tetti con tutte le mura intere, quindi è stato un evento incredibile, perché di una forza, addirittura mi raccontavano delle testimonianze che non riuscivano nemmeno a chiudere le porte. La furia del vento non ha risparmiato il camping Comelico, sempre a Santo Stefano. Raffiche violente hanno fatto volare i tronchi fino al parcheggio, a farne le spese alcune macchine, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli occupanti. Il ricordo di quei momenti è ancora fresco nei villeggianti. In 2 minuti è fatto un nero che non si vedeva più niente, è cominciato a sollevarsi il vento, vento forte, e è continuato per parecchio tempo. Ho sentito e ho detto a lui: c'è una tromba d'aria, ci siamo alzati di corsa perché avevamo ancora la tenda fuori. E mi sono girata e questo qua ha fatto un secondo, sembrava così, una roba, prima volta, spero l'ultima anche, ma un disastro.